E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parliamo di un film che è della DreamWorks, che è uscito da poco, fa parte di una delle saghe della DreamWorks più famose, e sì, sto parlando di Kung Fu Panda 4. E oggi diremo quanto in confronto agli altri sia una merda, perché è un film carino in generale, ma per essere un Kung Fu Panda è stato fatto veramente di fretta, con una trama estremamente semplice, con veramente una... Quando esci dal cinema dici ridatemi i soldi, perché non serviva, ok? E partiamo direttamente con la trama. Allora, primo buco di trama. Lui viene contattato da Shifu, che gli dice che deve scegliere un altro guerriero dragone perché nel terzo gli è stato dato il bastone, e questo vuol dire che lui deve diventare la guida spirituale come era Oogway prima di lui. Non ha senso. Primo, Oogway non ha detto questo. Secondo, ha detto che il bastone può essere donato a chi vuoi, quindi lui potrebbe tranquillamente donarlo a Shifu e abbiamo finito. Terzo, non c'era un guerriero dragone prima di lui, quindi non vedo perché dovrebbe fa per forza una scelta. Cioè, non mi pare che Oogway fosse prima un guerriero dragone. Quindi, non capisco, non c'è nulla che mi faccia dire questa cosa ha senso. Però, abboniamola, andiamo avanti. Lui incontra per caso questa volpe e scopre che c'è una tizia camaleonte che, guarda caso, ha il potere di rubare il Kung Fu, bla bla bla, è molto riciclata come cosa. E quindi decide di farsi aiutare da questa volpe che ha trovato e che sa dov'è questa camaleonte. Parte, va con loro, tutte cose, bla bla bla, per poi arrivare alla fine in cui si scopre che, spoiler, la volpe era in combutta con la camaleonte. E era tutto uno scherzo per farsi donare e ridonare a sua volta il bastone alla camaleonte. Prendendo, diciamo, la fiducia di Po. Detto questo, ci sarà un combattimento finale che durerà più o meno 1,2 secondi, perché non dura un cazzo, incredibile, in cui la tizia rievoca grazie al bastone dalla cosa degli spiriti dove ci stanno tutti quanti quelli che ha sconfitto Po, tutti i maestri del Kung Fu, per fottergli il Kung Fu. Ok. E questa cosa la dimentica dopo 2 secondi, perché dopo un attimo di panico viene sconfitta come se non fosse niente, come se veramente tutto quello che avevano detto, che era tipo un nemico da paura, aiuto e tutte cose, non sono vere a quanto pare. Era una pippa, polla, gonfia di botte in 2 secondi e finisce tutto. E cosa ancora più divertente, tutti quanti i maestri del Kung Fu malvagi, ok? Dopo che è successa questa cosa, dicono: dai, ritorniamo al gabbio, tranquillamente, sì, tranquillo. Non ha senso. Allora, Tai Lung posso pure capirlo, perché Tai Lung è un cattivo spinto dall'invidia, dalla gelosia, e ci sta che dopo vario tempo, avendo visto Po, si può ricredere sul fatto che lui sia più forte, che si meriti di essere il guerriero dragone, e quindi dire vabbè dai, ci sta. E quindi ce lo vedo Tai Lung a fare una cosa del genere. Ma il generale Kai e 10.000 altri tizi che volevano distruggere il mondo, la razza umana, fare un olocausto e tutte queste cazzo di cose qui, ma secondo voi, ma se vengono liberati, ma tornano lì dentro? No che non ci tornano, però vabbè, è una trama di merda, così, tutta buonista, che cazzo ne so. Comunque, niente, finisce naturalmente, neanche ve lo sto a dire, la volpe viene scelta come guerriero dragone. E in questo film non ci sono i 5 cicloni. Questa cosa è orribile. Comunque, trama 4, assolutamente sì. Personaggi. I personaggi secondari, un po' in generale, tutti quanti, sono molto carini, ti fanno divertire, hanno il loro perché, insomma, sono divertenti, soprattutto i due papagei. E
parliamo poi. Po è uno che per la prima volta, se così possiamo dire, viene ingannato per bene da una di cui si fidava, e quindi capisce all'età di 50 anni che forse non è giusto dare la fiducia proprio al primo che passa, soprattutto se è un ladro iper ricercato. Vabbè, ci sta, è una crescita personale più che carina per un bambino di 15 anni che scopre il mondo per la prima volta. Non di certo per chi deve diventare una guida spirituale, che alla fine lui diventa guida spirituale solo per questa cosa, non ha senso, perché per quanto possa aver acquisito saggezza nella vita, comunque c'ha la saggezza della scarpa. Vabbè. Personaggio della volpe. La volpe, cattiva, no vabbè, cattiva manco troppo, dai, ladra, stronzetta, divertente, quello che è, come ti pare, insomma, no? E ok. E poi si scopre che invece è cattiva, che l'ha preso per il culo, però stando con lui piano piano un po' è cambiata. Quindi poi ci ripensa e dice, vabbè dai, aiutiamolo. Perché quella tizia è brutta e cattiva e non aveva capito, perché lei passa tutto il tempo a dirti quanto è sveglia, però non aveva assolutamente capito fino ad allora che quella tizia la teneva con sé solo per usarla. Complimenti, sicuramente allora sei proprio sveglia come dici. E sicuramente non ti hanno mai inculato e sei la ladra più wow di una città di mongoloidi, a quanto pare, perché... Cioè, nessuno ha mai provato a prendere la tua fiducia per tradirti? Wow, complimenti. Beato te. Vorrei vivere la tua vita. Comunque... Poi ci sta la cattiva, che non sto nemmeno a spiegarvi. È veramente... basic. Io sono brutta e cattiva. Sono una camaleonta, quindi sono piccola... E non mi hanno mai accettato nei templi di Kung Fu, quindi ora odio il Kung Fu. Mi sono data alla magia, adesso ruberò il Kung Fu a tutti quanti, perché quando tutti saranno Kung Fu, nessuno lo sarà più. E vaffanculo, e basta, solo questo. Personaggi io darei un... 5. Obiettivo. L'obiettivo del film doveva essere portare un sequel in cui... portare insomma una nuova storiella per andare avanti con la storia e far sì che l'arco di Po penso si chiudesse. Non ci sono riusciti per niente su questo, ma l'obiettivo principale del film si vede lontano un miglio, che era poco budget, roba fast, veloce, per fare un film di un minutaggio, perché so tipo 100 minuti, una cosa del genere, che stai lì e dici tipo ok, è poca roba, ci abbiamo speso poco, e è un sequel di una saga che sicuramente andranno a vedere tutti quelli che amano quelli prima, quindi soldi assicurati. Quindi come obiettivo per i soldi, beh, sicuramente un grandissimo 8 secondo me. Quindi come voto finale io mi sento di dare un 6+. Un film di quelli che dici ok, l'ho visto, carino, so di essere appena stato truffato, però sono stato truffato. Fine. Ci vediamo al prossimo video.